La direzione ha detto entra da sotto perché è pieno di ragazzi, c'è cioè un pubblico incredibile per vedere, perché sanno che ci sei tu e Quentin a guardare il film, visto che è notorio ormai che Quentin farà il remake del film tuo. Quindi sono andato lì negli scantinati del cinema, in attesa, aspetta, aspetta, sotto sento sti passoni, boom. Boh, e ti arriva sto gigantone di Quentin Tarantino, come vede da lontano, Enzio! Cioè, mi corre incontro, mi abbraccia e mi comincia a far girare intorno così. Che piacere! Poi siamo andati a vedere il film insieme, quindi praticamente lui, Bastardi senza gloria, del quale ha comprato i diritti, ha fatto il remake, tutto, no, aveva visto soltanto una copia in televisione del film, e la prima volta che l'avrebbe visto sul grande schermo era a Venezia, quindi io ho assistito alla proiezione del film mio con Joe Dante, io e Quentin Tarantino, il quale Tarantino ad ogni inquadratura che gli piaceva, insomma, che era, mi dava un cazzo, fuck you man, fuck you, è il cazzo. Mi sono alzato, ero un po' schilembo nella macchina, ed è stato la bellezza di lui che è il primo che si è alzato e dice this is my master, i miei coglioni. E quindi da lì poi lui ha fatto il film, mi ha invitato, stavo sul set per un paio di mesi, insomma è stato molto bello. Vediamo se dal pubblico hanno delle domande, curiosità.